La Juventus ha vinto lo scudetto. Sampdoria, Catanzaro e Cesena retrocedono in Serie B. Come era stato determinante il gol di Bettega per la conquista della Coppa UEFA mercoledì scorso a Bilbao, così ancora il gol di Bettega che state per vedere ha sbloccato il risultato a circa metà del secondo tempo e ha dato alla Juventus lo scudetto. Il secondo gol della Juve, propiziato anche questo dall'ala bianconera, è stato siglato da Boninsegna. Dopo il secondo gol e l'espulsione dei sampdoriani Valente e Bresciani si sono verificate contestazioni da parte dei tifosi locali. Al termine della partita c'è stata grande esultanza dei giocatori juventini intorno al presidente Boniperti. Vedete proprio le immagini. La Juventus ha realizzato quest'anno una coppiata formidabile. Con la 64esima partita giocata a Genova, comprese quelle di Coppa, di Campionato, delle amichevoli, ha conquistato il suo 17esimo scudetto. E la coppiata, insieme all'UEFA, costituisce veramente un record quasi incredibile all'inizio della stagione e realizzato attraverso un sacrificio straordinario. Ma non dobbiamo dimenticare cosa ha fatto il Torino dietro di lei, è arrivato a 50 punti, mentre la Juventus è arrivata a 51, cioè una media italiana che pareva sconfessata da tutti i maghi, da tutti i saloni della critica, da tutti i tifosi e dagli stessi dirigenti delle due squadre, perché nessuno poteva pensare a uno sprint che è durato da ottobre a maggio. I meriti della Juventus sono straordinari, perché in un certo modo, spronata dalla vittoria del Torino dell'anno scorso, ha voluto prendersi una grande rivincita e ha tenuto i Granata sempre accanto a sé, via via appaiandoli, lasciandosi scavalcare, riscavalcandoli. Gli ha ceduto 3 punti nei 2 derby, però non ha mai mollato ed è riuscito ad ottenere una fine di stagione che probabilmente non sarà ripetibile in Italia. È un trionfo per il calcio piemontese, perché le due squadre insieme hanno fatto 101 punti.